Roncastaldo è da secoli borgo di passaggio e terra di rinomate locande e antiche osterie. Proprio a Roncastaldo, in questa estate particolare, ad alcuni amici è parso ideale ritrovarsi e vivere insieme ai mesi successivi all'isolamento, concretizzando ed enfatizzando la natura di questo abitato, formato dall'aggregazione di piccole borgate. Roncastaldo è un borgo dove sventolano le bandiere dell'arcobaleno, dove alle 7 di sera si va insieme a prendere il latte appena munto, in una stalla all'ombra di un gelso di più di 400 anni, dove i bambini giocano davvero ancora per strada, dove nella notte di San Lorenzo, dopo aver salutato il prete più alto dell'Appennino, ci si trova nel campo da calcio a guardare le stelle cadenti, dove puoi percorrere i campi a cavallo nella bruma mattutina, come in un sogno. Da Roncastaldo è bello recarsi a piedi il sabato dal Fornaio a Monghidoro, gratificandosi con una colazione al bar, e la domenica mattina a Loiano, al mercato. Come scorre il tempo qui? Scandito dai rintocchi del campanile più bello, che si staglia su mutevoli cieli, su scenografici tramonti e su stellate notti. La convivialità è sempre piacevole. Ci si raccontano pezzi di vita, si ride. Si condividono, quando lo si desidera, i pasti, i momenti di relax. Si lavora insieme per rendere più bello lo spazio che si vive, per goderne. C'è il bimbo di un anno e c'è chi di anni ne ha superati da tempo 70. Le difficoltà così si stemperano e si spalmano. Si costruisce spontaneamente una rete che sostiene, mantenendo vivo un paese. Ancora di più, adesso è la guardia che prova la febbre tutta, l'ingresso. Siamo a Roncastaldo, siamo a Roncastaldo. Alla settimana dopo è rimasto fuori.